Salve, quanto tempo che non faccio più un video, eh? No? Sarà un bel po' di anni. Sì, questo qui è un video, non so come l'audio perché sto provando a impostare la webcam del tablet, quindi non so come sarà, forse spero che si senti bene. Prima di tutto sono vivo e vegeto ancora. Secondo, sono pieno di... scusate se ne faccio tanti video, ma sono abbastanza impegnato. Terzo, il tempo anche a disposizione è poco, anche per i video, anche per il lavoro, così via. Questo è un video un po' particolare. Non sono un tipo che faccio queste cose, parlo di attrezzature, cioè mi piace dare consigli alle attrezzature, ma la mia attrezzatura non è, cioè è base, proprio molto base. Allora, con che cosa registro il video? Io registro il video con una webcam, non questa, ma un'altra che è una webcam esterna ed è la dopo lo scriverò qua sotto il marco che mi vado a cercare. Poi registro anche col telefonino, sì, analogico, diciamo che abbastanza comodo, cioè l'audio è buono, fa dei bei video, ma è un po' vecchiotto, devo cambiarlo, però comunque registro con il telefonino. E la new entry è questa, sì, la Hero, che devo ancora bene capire perché forse ha l'audio molto basso, quindi forse devo prendere un microfono. E basta, non ho Canon, non ho macchine fotografiche, non ho videocamere, non ho niente. Io registro soltanto così, perché mi trovo bene usando l'action cam, il telefonino e questa palmare, come si chiama, una webcam interna, via un po' come l'audio, come forse uso anche così. Basta, poi ho tutti gli accessori per la GoPro, per l'action camera, questo attacca le casse, gli accessori. Come cavalletto ne ho due, uno è questo, il classico manfrotto che è comodissimo da tenere in mano, da tenere. Non ho cavalletti alti, quelli professionali o così, no, non li voglio neanche. Perché non mi servono, cioè al massimo faccio le classiche torri che conoscete, oppure uso il classico cavalletto sopra, che ne so, un po' di libri, questo è comodissimo. Ne ho un altro stile giapponese, che però mi sta un po', fa ancora il suo dovere, ma è da cambiare, per quello ho comprato un altro. Uso il bastone, che sia collegato che sia per il telefono che anche per la web, e basta. Questo bastone qui, il classico della, non è tanto lunghissimo, un 50 cm, 50, non so. Non ha neanche il tasto per il vedi, non è neanche il tasto per fare foto, perché non lo volevo. Non ha il pulsante da fare le foto per fare servino, però se dovere lo fa, è un ottimo questo. Poi materiale di sicuro, la carta, io uso tantissimi fogli da stampante perché faccio gli origami, oppure carta anche di vari tipi, a volte faccio anche con
come si può dire, la carta argentata, a volte faccio anche con la carta da regalo, a volte uso la carta delle riviste, ma quelle le uso per allenamenti e basta. Sì, la maggior parte è carta. Poi altri materiali. Ah, mi sbrigate una cosa. Ho anche un'altra webcam, action cam che usavo all'inizio, che questa qui è la mia tubo, la mia fedele tubo. È della Linox e è impermeabile fino a 10 metri profondità. E non ha bisogno della custodia, questo è il top. E basta. Io questa cosa mi interessa proprio misera, misera. E come programma di montaggio uso Premiere, classico Premiere Pro. Sto dicendo, uso Premiere, il programma di montaggio, e basta, uso anche Windows Vue Market. E basta, poi altre attrezzature, non ho altre intenzioni di comprare più nulla. Come pianto luce, come impianto luce uso la grafica lampada. Quanto dura fare un video? Come impianto luce, uso una vecchia lampada che fa il suo dovere, e poi c'è qui una luce che fa, a quanto pare l'impostazione va bene. Detto questo, farò ancora gli origami, sto facendo un po' di allenamento su ancora nuovi tipi di origami. E basta. Ah, tutte informazioni tipo queste qua, la GoPro, non lo dico io perché non sono bravo a spiegare tutto. Quindi andate sulla mia pagina, cercate, prima di tutto cercate la mia pagina che è sotto il link, cercate le foto, andate sull'attrezzatura e lì ci sono tutte le informazioni che volete.